ovviamente se vogliamo paragonarla all'annata o alla riserva. È anche una tipologia di Chianti Lazio che non del tutto ha avuto consensi, nel senso che ogni azienda ha valutato la propria gran selezione o è ancora a pensare se ha bisogno di fare la gran selezione. E mi pare anche una riflessione molto corretta e molto giusta, perché ognuno nella propria azienda può avere la sensazione di quello che ovviamente può produrre con il Sangiovese, soprattutto ovviamente, che ha all'interno dei propri vigneti. Anche a Capannelle, onestamente, la gran selezione non è che l'abbiamo subito accolta e prodotta. Sono sincero, ci abbiamo dovuto un attimo pensare perché volevamo produrla avendo una cognizione di causa. Poi Capannelle aveva nella sua storia un'etichetta, come altre cantine anche qui presenti, che devo dire è servita tantissimo a creare anche l'immagine della nostra azienda, che era il vino da tavola. Capannelle nasce, per darvi anche alcune informazioni sull'azienda, nel 75, tra qualche anno festeggeremo 50 anni di attività, e in quegli anni ovviamente era tutto un fiorire di vino da tavola, ma vini da tavola, scusatemi se mi permetto la frase, assolutamente importanti, per non dire, volevo usare un'altra frase, poi mi ho pensato forse era troppo, comunque diciamo di peso, erano vino da tavola e però rappresentavano bene la qualità del Sangiovese, in primis del nostro territorio. Noi uscivamo con un vino da tavola a Capannelle dopo 6 anni dalla vendemmia, quindi vini che comunque avevano tutta una loro caratteristica, soprattutto destinati alla lunga beva, quindi alla longevità. E abbiamo voluto raccogliere da questa etichetta storica per noi l'eredità da trasferire nella nostra gran selezione. Abbiamo iniziato poi recentemente, abbiamo iniziato con la vendemmia 2013, quindi quella che avete nei bicchieri in realtà è la terza annata prodotta, perché abbiamo saltato la 2014, quindi 2013, 2015 e ora avete nei bicchieri la 2016. Annata che descriveva bene Andrea prima, molto aperta, generosa, a volte mi viene a dire ruffiana ma in senso positivo, non è un'annata, Giovanni prima si diceva, che si nasconde, ma è un'annata assolutamente già molto esplicativa di quello che si può trovare nel bicchiere. Però per noi la gran selezione non è tanto il bicchiere da degustare oggi e da capire oggi. Oggi deve essere piacevole, oggi deve dare delle sensazioni, deve dare dei segnali, ma la nostra gran selezione la si deve poi comprendere fino in fondo, io spero tra 20 anni, Andrea, quando si tornerà da te, perché è questa l'idea della gran selezione. Speriamo anche prima, però ecco, nel Chianti Classico la gran selezione si è voluta per dare l'idea che anche nella nostra zona si può fare un Sangiovese destinato a una longevità importante. Poi devo dire la verità, che si chiami gran selezione o riserva poco importa, però l'idea era di poter dare vita al Sangiovese e la gran selezione ovviamente ha spinto tanti produttori a affinare ancora di più quello che era la propria produzione, destinandola magari a una nicchia nella propria gamma. Noi a Capannelle facciamo 4.000 bottiglie della gran selezione che avete ora in questo momento nel bicchiere. Ad esempio noi facciamo in totale circa 30.000 bottiglie di DOCG, quindi le altre sono tutte Chianti Lazio riserva. La gran selezione è prodotta da un Sangiovese in purezza che viene da un vigneto che si chiama Vertine. Non è un cru, perché comunque è un vigneto che dà il Sangiovese anche, è un paradosso, ma ci facciamo anche il nostro vino rosato da quel vigneto, perché ha esposizioni molto diverse, quindi la parte più assolativa viene usata per il rosato, la parte un pochino più nascosta, diciamo, viene utilizzata
per la gran selezione. Questo per darvi un'idea di quella della nostra gran selezione, vinificata in acciaio e invecchiata in tini troncoconiche da circa 30 ettari, per circa poi 3 anni di affinamento. Parlando di capannelle, l'azienda ha in totale 16 ettari, produce oggi 80.000 bottiglie di vino, siamo in conversione biologica, siamo forse la cantina più vicina alla piazza di Gaiole, da cui ci